Iscrivetevi sulla cucina di Raffi! Ciao a tutti! Ciao a tutti amici e bentornati come sempre in Cucina con Raffi. Ragazzi, questo è il periodo della nostra zucca, perché siamo in autunno e le zucche adesso vanno proprio alla grande, perché sono, a parte che sono buonissime. Che dite di fare una buonissima schiacciatina di zucca al forno? Partiamo subito con i nostri ingredienti. Allora, come già vedete qui, ho lessato 330 grammi di zucca fatta a pezzettini e l'ho lessata. Una volta che ficcate la forchetta, la nostra zucca è pronta. Adesso prendiamo un frullatore e andiamo a inserire la nostra zucca dentro e andiamo a frullare il tutto. Una volta che abbiamo frullato la nostra zucca, adesso inseriamo un uovo, 30 grammi di olio extravergine d'oliva e amalgamiamo il tutto. A questo punto inseriamo un po' di sale a piacere. Sappiamo che la zucca è molto dolce, quindi abbondiamo leggermente di sale. Ci andiamo a inserire un po' di spezie. Io andrò a inserire un po' di pepe, curcuma e un po' di rosmarino secco e giriamo tutto. Adesso inseriamo 40 grammi di parmigiano, 40 grammi di pan grattato, inseriamo ancora 300 grammi di acqua e per finire inseriamo 210 g di farina 00. Ho ottenuto questo composto. Prendiamo una teglia con carta da forno e andiamo a inserire il nostro composto. Una volta fatto questo, lo distribuiamo per quanto è la teglia. Una volta che abbiamo distribuito il nostro impasto in tutta la teglia, possiamo infornare. Bene, adesso inforniamo a 200 gradi, forno statico, per 30-35 minuti. Bene ragazzi, abbiamo sfornato la nostra schiacciatina di zucca. Adesso andiamo a tagliare e poi ce la possiamo mangiare. Ebbene ragazzi, abbiamo sfornato la nostra schiacciatina, l'abbiamo tagliata. È veramente buonissima e uno tira l'altro, ve lo posso garantire. Guardate quanto è fine. Ed è buonissima veramente, la rifarete e la rifarete ancora, perché come ho detto prima è uno tira l'altro. Detto questo, non mi rimane che salutarvi e ci vediamo alla prossima.